Si dimette il presidente della commissione incaricata dalla Chiesa di esaminare in Belgio i dossier sugli abusi sessuali che coinvolgono anche alcuni sacerdoti. Sentiamo Mila Cataldo. Le dimissioni a sorpresa di Peter Adriaensens, lo psichiatra che presiede la commissione incaricata dalla Chiesa di esaminare i dossier sui sacerdoti accusati di pedofilia, è l'ennesimo capitolo che si aggiunge allo scontro tra Vaticano e magistratura belga sulle modalità con cui è stato condotto il blitz nella sede della diocesi di Bruxelles-Mechelen. Scontro che non accenna ad attenuarsi e che continua a tener banco su stampa e TV in Belgio. Le clamorose dimissioni campeggiano in prima pagina sul quotidiano The Standard. Adriaensens avrebbe deciso di gettare la spugna dopo il sequestro da parte degli inquirenti di tutto il materiale raccolto dalla commissione. Siamo stati utilizzati come esca, è il duro attacco di Adriaensens. Hanno agito così perché pensavano che potessimo tenere nascosta la verità, ma la nostra intenzione era di lavorare in piena trasparenza. Un commento caustico quello di Adriaensens, che sottolinea la diffidenza di fondo dimostrata dalle autorità giudiziarie nei confronti del lavoro della commissione. Solo ieri le critiche espresse da Papa Benedetto XVI alle modalità con cui sono avvenute le perquisizioni ordinate dalla procura belga, giudicate dal pontefice deplorevoli e sorprendenti, critiche a cui aveva replicato con toni concilianti il ministro della giustizia belga De Klerk. E anche qui una notizia dell'ultima ora, perché oltre al presidente Adriaensens si dimette l'intera commissione nella sua totalità. Questa è una notizia appena giunta in redazione. Ad aggravare il difficile